Amici di moto.it, ciao a tutti. Oggi servizio molto particolare, mi vedete in auto, ma tra poco saremo di nuovo in mezzo alle moto. Perché? Perché andiamo da Valli Moto a Lissone, storico concessionario Yamaha della Brianza, con una collezione veramente speciale, però non vi dico di più. Ragazzi, eccoci scesi dalla macchina e adesso entriamo da Valli Moto, concessionaria enorme, ve la faccio vedere prima di andare al cuore degli Youngtimer. Eccoci qua, siamo entrati nell'esposizione, spazi enormi, è un vero palazzo. Eccolo, ciao Roberto. Ciao, ciao. Ti presento i nostri amici, Roberto Valli, sei il titolare. Figlio del titolare. Figlio del titolare, signor Luigi, giusto? Esatto. Guarda quante moto Yamaha, c'è qualche novità particolare che vuoi farci vedere prima di andare al passato di Yamaha? Moto un attimino un po' particolare, abbiamo il best seller di quest'anno, la Tenere 700. Sempre lei, ha monopolizzato moto.it di quest'anno, esatto. La Tenere. E qua è proposta una colorazione, una special edition, una white edition. Pensate, anche perché bisogna dire che tutte le colorazioni, non parliamo poi della rally, sono andate a ruba quest'anno, sì, vero? È stato davvero un gran best seller questa moto, e in tutte le colorazioni, in tutti i modelli è piaciuta sempre, diciamo. È vero, ve la faccio vedere ancora, guardate ragazzi, è una versione bianca che Roberto ha qua, una delle pochissime rimaste nuove, perché le Yamaha Tenere 700 quest'anno sono andate a ruba. Altra vista, facciamo vedere proprio la panoramica, tanto i modelli Yamaha poi li conoscono i nostri amici da casa. Abbiamo la famiglia MT, una MT09, la Tracer 700 nuovissima, tra l'altro adesso Yamaha ha presentato anche qualche novità nella famiglia Tracer. Tracer 900 nuova, la esatto. 900 GT nuova, la Tracer 9 e anche qualche colore nuovo della 700. Che ovviamente non viene rivista perché Euro 5 provata a inizio anno, nuovissima. Moto che tra l'altro mi è piaciuta molto in Spagna, una gran moto. Hanno fatto delle modifiche di estetica importanti, anche alla forcella, e è una moto che va molto bene. Rapporto qualità-prezzo esagerato, ma il palazzo è grande, io ti seguo sulle scale, andiamo a vedere cosa c'è sopra, perché questa puntata, l'ho detto arrivando, Roberto, è dedicata alle moto anni 90, ovviamente siamo dei malati a moto.it di quelle, e tu qua hai dei pezzi, si può dire anni 90, hai dei pezzi da 90 qua. Sì, dai, sono dei pezzi storici e siamo anche orgogliosi di averli qua nella sì. E tra un po' capirete perché il nome che riecheggia qui a Valli Moto è pesante. Io però sbircio qua, tu stai già salendo al piano sopra, qui cosa c'è? Qui al primo piano abbiamo il reparto abbigliamento. Ragazzi, guardate che razza di reparto, è veramente un negozio. Beh, Valli Moto è famosissimo, i lombardi lo conoscono. Credo che da te vengano da tutta la Lombardia, no? Sì, dai, fortunatamente. Buongiorno. È da tanti anni che siamo sul mercato, dai miei nonni, i miei genitori e quant'altro, quindi... Eh sì, addirittura i nonni bella. Anche. Sì, i nonni avevano fondato, diciamo, un negozietto. Biciclette, macchine, moto e quant'altro, poi dopo i miei genitori hanno preso la concessionaria Yamaha. Roberto, io sono qua perché prima di andare a vedere i pezzi da 90, girando per i tuoi piani ci sono altri pezzi, non si può passare oltre e non buttare l'occhio. È un po' di moto storica Yamaha, dai. Sì, qua c'è la luce fortissima perché siamo in vetrina, vedete ragazzi, qua c'è la Valassina che passa, esatto. La statale 36 che porta a Lecco da Milano, e qui abbiamo una V-Max, la prima serie. Questo sì, è il V-Max 1200. Guardate in che condizioni, questa è nuova, o quasi. La faccio vedere anche contro luce perché merita. Il motore V4 Yamaha, incredibile. Una muscle bike, una delle prime, no, giapponesi? Sì, una delle prime vere muscle bike. Da qua ha iniziato tutto il filone di questa serie di moto. E poi per farvi capire che tecnologia c'era, qua siamo sul fine degli anni 90, siamo 96 inizio, forse. Inizio, 92. Addirittura 92? 1992, la prima moto Yamaha a iniezione e col monobraccio anteriore. GTS 1000. Non ne vedevo una, caro Roberto, da non so quanti anni, forse dagli anni 90. Guardate che tecnologia aveva applicato Yamaha a questa moto in produzione. Questa mi spiegavi prima che è una moto demo ride che tu hai tenuto. Sì, esatto, era una moto demo che avevamo noi immatricolata e utilizzavamo noi internamente. Quindi... E là in fondo, ci arriviamo da qua? Sì. Una vista... Perché è l'unica Yamaha dotata di un accessorio un po' che ha fatto la storia, no, degli anni 80 sulle moto, poi è sparito. Sì, il J650 Turbo, l'unica esatto. Moto Yamaha Turbo. Guardate un po'. E questa è nuova. Una moto nuova, questa è anni 80, anni 80. Sì. Motore 4 cilindri Turbo. Ti dico la verità, questa mi piacerebbe anche provarla, però mi sa che
te papà non me la lascereste mai, anche perché non è targata, quindi no, e qua in esposizione, guardate che meraviglia. Ma qua sennò si sporca, più che si sporca, sennò papà, tuo papà mi mena se mi vede andare in giro con la sua Yamaha Turbo. Guardate il cruscotto, questo sembra un cruscotto proprio anni 80, come le Renault 5 Turbo, la 1 Turbo. Dai, per l'epoca era fantastico. Grazie Roberto, adesso ci avviciniamo, abbiamo creato un po' di suspense, no? Prima di andare al cuore della puntata di oggi, guardate la GTS 1000, che forme. Comunque è una linea pazzesca se pensiamo che questa moto ha 25 anni quasi. È bellissima, ancora oggi bellissima, guardate la strumentazione completa. Adesso va di moda il TFT, però a me tutte queste lancette analogiche un po' piacciono. Grazie Roberto, proseguiamo, ciao Vmax. Grazie. Proseguiamo la vista da Valli Moto. Altro piano. L'ultimo piano. Siamo nel palazzo dedicato alle moto. Guardate che tute che ci sono. Qua cominciamo con delle tute molto importanti, eh? C'è qualche indizio? Esatto. Poi, momento già di... mio padre sì. Aveva un animo racing, diciamo, ci è sempre piaciuto il mondo delle competizioni, specialmente della superbike, quindi abbiamo un po' di cileni. E guardate, questo, come si chiama adesso, va di moda a chiamarlo corner, cioè un'ama molto più di un angolo. Questo è uno spazio dedicato a un grande del motociclismo italiano che ci ha lasciato anche da pochi anni, Fabrizio Pirovano, campione del mondo Supersport nel 98. Esatto. Con un passato legato a Yamaha e a voi veramente forte, però adesso la parola la do a te Roberto, perché Fabrizio Pirovano va introdotto sicuramente meglio da te. No, era un carissimo amico di famiglia, penso che abbia esordito con i miei genitori che gli hanno dato una mano con la prima moto Yamaha per correre nel campionato mondiale Superbike, quella del 1988. Questa è la prima Yamaha del campionato Superbike di Fabrizio? Esatto, sì. Pensa te. È un FZ 7,5. 50. Quella era la moto di serie, quindi la facciamo, bravo. La moto. Vieni pure con me Roberto, così restiamo vicini di audio. Eccola qua, guardate, questa è la FZ 750 di serie, originale. Sì. Bellissima, guardate in che condizioni la tenete qua. La prima moto di Fabrizio in versione stradale, una moto che ha fatto epoca in quegli anni. Facciamola vedere, 4 cilindri, fronte marcia ovviamente, 5 valvole per cilindro. Esatto. E da qua lui con il suo team l'aveva trasformata in questa. Guardate che... Ed era arrivato secondo nel mondiale. Che era fatto secondo nel mondiale. Secondo nel mondiale nell'88. 88. Guardate che moto. Tra l'altro molto vicina come andava in quegli anni, beh, ovviamente cambia la carena, la strumentazione da corsa, però la moto a livello motoristico elaborata, ma telaio credo fosse proprio quello di serie, no? Sì, sì, telaio di serie, perché la struttura della Superbike imponeva determinate regole molto ferree per avvicinarsi molto alle derivate di serie. Diciamo. Eh sì, vediamo poi freni Brembo, sospensioni da corsa, un ammortizzatore di sterzo qua sotto, tolta la strumentazione, carene in vetro resina, codone con questi cuscini molto importanti, perché ricordiamo Fabrizio non era molto alto, molto diciamo, alto. Quindi piaceva avere una guida abbastanza... avanzata ma alta, perché ricordiamolo, Fabrizio è stato campione italiano di motocross. Esatto, sì, prima di passare la strada correva col motocross, quindi anche a livello mondiale diciamo. Poi là dietro, diciamolo subito, sennò verremmo sgridati, c'è, ragazzi scusate se poco, però Fabrizio Pirovano, perché ha qualche anno in più come me. Tu quanti anni hai Roberto? Tu sei giovane. 39, io 45. Fabrizio è veramente un nome importantissimo del motociclismo italiano e lombardo. Però qua c'è anche un'altra moto che è molto legata al territorio lombardo di Yamaha, perché è l'M1. Esatto. E ricordiamo che il reparto corse Yamaha MotoGP è qui. Qui a Giano di Esmo, a pochi chilometri. A pochi chilometri. Una decina di chilometri da Lissone. Hai capito che fortuna? Beh, fortuna non è solo fortuna. La vicinanza, ma anche il prestigio di Valli Moto, fa sì che qua per voi ragazzi, se venite a trovare Roberto, c'è la Yamaha M1 di Valentino Rossi. E lei non è una coppia, non è un R1 con le carene, è proprio la M1 di Valentino. Sì, che gentilmente ci ha concesso Yamaha Racing per pochi giorni, diciamo, perché queste sono delle moto che girano un po' per gli eventi particolari e tutto, quindi al momento ce l'abbiamo qua. Fantastico, proseguiamo la vista delle moto di Fabrizio, perché sì, anni 90, qua proprio entriamo nel cuore degli anni 90, fine anni 80, con un modello da corsa, non è quella stradale, però la vicinanza è molto forte. Era molto molto forte, sì, perché erano
molto, erano delle moto di serie destinate già al mondiale Superbike, quindi avevano delle dotazioni di serie già molto importanti per, all'epoca, erano già diciamo quasi pronto pista, diciamo. Eh sì, secondo te i nostri amici da casa hanno riconosciuto che moto è questa? Beh, diamo ancora qualche secondo, la facciamo vedere. Telaio Delta Box in alluminio, quindi non c'è più l'acciaio delle FZ750. Esatto. Forcellone con capriata di irrobustimento, codone in questo caso da gara ovviamente. Secondo me l'hai riconosciuta, se no sì, diamo, dai, dillo tu cos'è. Lovi 01, una moto leggendaria. Qui addirittura ne abbiamo tre. Sì, allora, questa è la prima dell'89, poi abbiamo questa che è quella del 90 e il 92. 92 infatti si vede un'evoluzione, a parte dei fazzoletti sul telaio che non, sinceramente non mi ricordavo, li commentavamo prima con Roberto, sì. Vedete la differenza, lì 92, qua il telaio con la parte qui presso fusa con la saldatura che è molto diversa rispetto al 92 che ha quel fazzoletto molto grande esterno, però poi vediamo le sospensioni, forcella Hollins rovesciata, qui non so dirvi cosa sarà, una Kayaba? Difficile dirlo, eh? Difficile, sì, mi sa che sono... Adesso ovviamente cerca altro nome pesantissimo qua, eh? Sì, esatto, storico. Marchesini, tra l'altro il titolare, il fondatore Roberto Marchesini ci ha appena lasciato. Esatto. Quindi ancora un motivo in più per farvi vedere i cerchi che sono stati utilizzati anche in MotoGP per anni. Marchesini, veramente un nome fantastico dell'industria italiana, impianto frenante Brembo. Mi resta la forcella, dovrò fare una ricerca quando torno in redazione. Sì, sono curioso. Grazie Roberto, carena ovviamente da corsa. Guardate, io indugio un po' perché lo V01 è veramente un capolavoro. Sì. Quelle di serie, le poche rimaste in giro, sono ricercatissime dai collezionisti. Vediamo poi le prese d'aria che portavano direttamente aria fresca nell'airbox. Vi faccio vedere anche quello che vedeva Fabrizio in gara. Contagiri che parte a 2000 giri, però credo che 2000 li vedesse poco. Il casco del Piro. E poi la sella, questa è incredibile, eh? Sembra una sella Technos, è un altro nome storico anche italiano, alta. Esatto. Fortissimo il motocross, ma questa è una sella da motocross praticamente. Molto alta, molto grossa, diciamo, e quindi, ma su tutte le moto lui aveva questo sellone, chiamiamolo così, che gli piaceva così. Eh sì, guardate, infatti, sella è alta quasi come il codone, codone racing, gomme, Pirelli, slick, anche il forcellone è un'opera d'arte. Qui già i pezzi racing rispetto all'FZ cominciavano a essere. Il campionato Superbike negli anni 90 era diventato un campionato con la stessa dignità quasi della classe 500, ma anche senza quasi. Era veramente un Superbike che la gente guardava con le cronache di Pillo. Esatto. sono stati anni d'oro. Prima di arrivare a questa moto che ci toccherà un po' il cuore, andiamo a vedere dopo la V01 si fa un altro salto. No, abbiamo fatto, ragazzi, avete visto, FZ, stradale. FZ da corsa, OV01 da corsa di Fabrizio, la Yamaha di Valentino è qua per voi da vedere, ma soprattutto adesso si passa a un'altra moto leggendaria di Yamaha, ci arriviamo lentamente, la Yamaha R7. Partiamo dalla stradale o dal modello da corsa? Cosa dici? Partiamo, ti seguo allora alla stradale, così poi vediamo cosa hai qua, perché se è rara la stradale ovviamente è ancora più rara quella da corsa. Qua siamo passati al 1999. Yamaha ha sviluppato questo progetto, moto dedicata al mondiale Superbike, era una moto prodotta in pochissimi esemplari, giusto il quantitativo minimo per poter omologarla per la Superbike, adottava già una componentistica molto molto ricercata, aveva iniettori, aveva i cornetti che si potevano modificare. Guardate qua, esatto, l'altezza in pivot sul perno del forcellone per variare l'altezza del forcellone, canotto di sterzo regolabile, era già una moto diciamo molto molto particolare, forcelle Hollis di serie. Sì, LR7 anche famosa come V02. OV02. È una moto incredibile, forse la seconda volta che non la trovo davanti dal vivo, però questa è ancora più speciale perché è nuova. È nuova, sì. È da collezione della Valli Moto, della tua famiglia, ed è una moto veramente pazzesca. Sì, perché alla festa della vittoria del campionato mondiale del 98 di Fabrizio ci ha fatto conoscere Gravini, e allora da quella sera mio padre e mia madre hanno deciso di fare un team nel mondiale Superbike con Alessandro Gravini, e questa è l'R7, quella che hanno utilizzato. Adesso ci arrivo, faccio vedere ancora la vista perché qua è da vedete anche lo scarico, ancora quello di serie omologato, sì, con l'omologazione. Il codone era bellissimo perché toglievi il portatarga e venivano via anche frecce
e gemma posteriore era proprio racing, cioè la moto è racing. Sì. La targa l'ha messa lì per sbaglio, guardate, non c'entra niente la targa su questa moto. Ponte di comando addirittura era già predisposta per il pieno per il rifornimento Endurance. Sì, esatto, sì. Era così tutto originale. Mamma mia, incredibile. E costava? 50 milioni di lire, soltanto. Ecco, giro la telecamera, se pensate che costasse tanto all'epoca, sappiate che adesso costa molto più, quei pochi mezzi che si trovano. Sono molto valutati. Vanno ben oltre i 50 milioni, quindi ben oltre 25 mila euro, ma ben oltre. Ponte di comando, fantastica, veramente fantastica. E con papà e mamma avete dato questa moto al Graham, campione del mondo 125, esatto, moto mondiale. Qui c'è un motore, tra l'altro, mi dicevi R7 già. Sì, questo era il primo motore utilizzato sulla moto del Graham. Che spettacolo. Era... R7 da corsa vostra di Vallimoto, esatto, sì, nel mondiale Superbike con Alessandro Gramigni. Che poi ha legato negli anni a seguire proprio il suo nome Yamaha, sempre anche nel, sì, motocross. Esatto. Guardate che moto. Qui modifica pesante anche nei kart, motore, frizione a secco. Sì, esatto. Quello che diceva Roberto, pivot regolabile, qui si vede ancora meglio perché c'è un dado arrondizzato azzurro. Forse non era di serie, sembra di sì. Sì, quella era di serie. Avete capito, una moto, l'R7, di serie, ci correvi in mondiale Superbike. Poi Forcelloni, impianto frenante Brembo, dischi a Margherita, tutte le modifiche che si usavano già nel 99. Ma questa, se la vedessi in griglia adesso, manca l'elettronica, ma è una moto come quelle di oggi, a livello anche estetico. Sì, diciamo che adesso al giorno d'oggi hanno molti più cavalli, sì, rispetto a quella che avevano queste moto, anche perché adesso corrono i 1000, qua invece era ancora 750. Però se guardiamo la linea da corsa, il telaio in alluminio, forcelloni, sembra veramente 20 anni fa, ma sembra la moto di oggi, è bellissima. E poi questo servizio lo chiudiamo, Roberto, con una moto che è un degno ricordo, è un ricordo non più che degno, un ricordo bellissimo che avete dedicato a Fabrizio Pirovano, che è mancato pochissimi anni fa, ci ha lasciato Fabrizio per un male incurabile. Esatto. E qui nel 2016, sono già passati, mi sembra ieri, sono già passati 4 anni. E qui Yamaha Racing insieme a Yamaha Italia hanno deciso di fare un'edizione particolare, perché quest'anno il mondiale Superbike è tornato all'Estoril, in questa pista. Sì. E l'ultimo anno che si è corso il mondiale Superbike all'Estoril, Fabrizio aveva vinto la prima manche e aveva fatto terzo la seconda manche. È stata l'ultima vittoria fatta su questo circuito, quindi Yamaha ha voluto ricordare questa impresa di Fabrizio facendo questa moto con i colori della YZF 750 che aveva utilizzato Fabrizio in quegli anni. E cosa molto bella, ha fatto un'asta su eBay dove tutto il ricavato dell'asta è andato all'ospedale di Guarda, dove Fabrizio era in cura gli ultimi anni. È un bellissimo pensiero, anche perché per il Niguarda avete raccolto con Yamaha una cifra importante. Sì, Yamaha è riuscito a raccogliere 27.000 euro con questa moto, è stata battuta l'asta per 27.000 euro. E il ricordo più bello per Fabrizio Pirovano è questa moto, il pensiero al Niguarda, a chi là viene curato ancora oggi, con le moto che hanno portato, no, alla storia il nome di Fabrizio, che poi ha continuato a correre negli anni successivi, negli anni 90, ottenendo risultati importantissimi fino al mondiale del 98. Roberto, è stato un bellissimo tuffo nel passato oggi con le Yantai negli anni 90. È vero, non abbiamo provato queste moto, ma ragazzi, provare le moto di Pirovano, io direi che è meglio di no. Lasciamole qua, sono, no, un tributo, dai, alla sua memoria. Queste sono proprio le sue moto originali e gentilmente la famiglia di Fabrizio ci dà la possibilità di tenerle qua in esposizione, come quando c'era lui che ce le lasciava per il rapporto d'amicizia con alcuni genitori, quindi sono proprio le sue, quelle vere. Eh sì. Io vi consiglio di venire a vederle, le trovate qua, si possono vedere. Sì, venite, certo, a farvi un giro, anche se la moto non dovete comprarla, avete visto, c'è un'esposizione pazzesca. Un giro da Vallimoto vale la pena di essere fatto, per la gentilezza di Roberto, ma anche per la storia che era chiusa tra queste pareti. Grazie mille, Roberto. Grazie a voi, grazie mille. Ciao, grazie. Ciao a tutti.